Mi capita spesso di mettere le mani sull'account YouTube di una gioielleria e accorgermi che in realtà non si sa bene chi presidi quell'account, anche come accessi. Per poter presidiare e delegare l'accesso ad un account YouTube, è necessario realizzare quello che si chiama account del brand. Questa cosa, oltre ad offrirti tutta una serie di altri benefici, ti dà modo proprio di far sì che non sia solo tu a poter caricare video, gestire i commenti, eccetera, ma dare accesso alla gestione dell'account ad altri contatti mail, quindi ad altri soggetti. Realizza quindi l'account del brand se vuoi delegare anche la gestione di YouTube. Buon lavoro!